La presentazione del Calcaterra Waterpolo Challenge, tappa torinese del torneo internazionale di pallanuoto, in programma sabato 13 e domenica 14 gennaio alla Piscina Monumentale a Torino. L'evento è organizzato dalla Reale Mutua Torino 81. Questa è la quinta e ultima tappa a Torino. Sì, è un torneo che viene organizzato da questo ex giocatore della nazionale italiana di pallanuoto, Roberto Calcaterra, coadiuvato da suo fratello Alessandro, e che da qualche anno organizza questo torneo itinerante per l'Italia, diviso in tappe. Ogni vincitrice, le squadre vincitrici di ogni tappa poi fanno un ultimo torneo per diciamo designare la vincitrice. E la quinta tappa si gioca qui a Torino, sabato 13, domenica 14, alla piscina monumentale di Corso Galileo Ferraris 294. E, le partite inizieranno sabato alle ore 12, e, intervallate dalla nostra partita di Serie A alle 18, Torino 81 Savona. E, partecipano 16 squadre, composte da squadre miste, maschietti e femminucce, under 13. E, le squadre partecipanti sono sia italiane, prevalentemente del nord Italia per la tappa di Torino, e anche mi sembra due o tre squadre straniere. È una bella giornata, sono due belle giornate di sport giovanile, e di festa, ma anche di agonismo. Perché Torino? Ma perché in realtà Roberto qualche anno fa insieme a mio padre è partito con questa iniziativa, e aveva chiesto a mio padre se fosse possibile riuscire a trovare uno spazio e se Torino potesse essere interessata ad ospitare una tappa di questo evento, e quindi è già, mi sembra, la terza edizione qui a Torino e siamo contenti che siano qui. Ci si aggiudicherà anche il secondo Memorial Mattia Versa. Sì, noi come Torino 81 abbiamo deciso di in collaborazione con Roberto, di collegare il ricordo della figura di mio padre a questo evento sportivo giovanile, dato che appunto mio padre era molto attento e noi come società siamo molto attenti allo sviluppo del nostro settore giovanile e della pallanuoto giovanile in generale.